E salve a tutti ragazzi, da Pierluigi nel canale PierDarkKnight91 e benvenuti nella puntata numero 121 su FIFA 19 nella modalità carriera. Allenatore con il nostro Forest Green Rovers. Quest'oggi tre partite, tre competizioni diverse. Nella scorsa puntata abbiamo vinto la Carabao Cup, quest'oggi giocheremo in campionato contro i Brighton. Poi ci sarà la UEFA Champions League, match di ritorno contro il PSV Eindhoven, per poi concludere questa puntata in FA Cup contro lo Stoke City. Mi raccomando, lasciate tanti bei pollicioni in su, condividete e commentate, link in descrizione per acquistare le magliette del vero pipistrello. E adesso, signori, andiamo a fare la formazione per rimanere a 4 punti di distacco dal Manchester United, che con gli stessi punti in campionato potrebbe incredibilmente batterci per gli scontri diretti. Andiamo! Il prossimo impegno è davvero molto importante in Champions League. Bisogna tenere il 3-2 del match di andata, quindi faremo un po' di turnover qui in campionato, anche se rischieremo di farci avvicinare ulteriormente dal Manchester United. Questa è la formazione: Leighton, Tyler Brown, Smalling, De Ligt e Alexander-Arnold. La difesa è di tutto rispetto, centrocampo Ovechkin, Emre Can e Harper. Possiamo far giocare molto Emre Can per la sua elevata resistenza. In attacco Price, Ronaldo e Pulisic, i sostituti Muric, De Vrij, Valeri, Di Gampul, Winks, Leko e Simpson. Questa è la formazione del Brighton. Siamo costretti a vincere, signori, con un pareggio, con una sconfitta, e la vittoria del Manchester si riapre completamente il campionato. Cristiano Ronaldo dà il via a questo match e vediamo un po' se riusciamo a portarla a casa. Dovremmo riuscire con molta semplicità. Attenzione, Alexander Arnold, bravissimo Alexander. Rigoni, subito il tocco sulla fascia, Brighton che ci prova. Siamo a 10 minuti di questo primo tempo. L'uscita di Sonny Layton. Tyler Brown si guarda la partita, ha concesso già due palloni sul fondo, sulla fascia sinistra del Forest Green. Attenzione a Valverde, attenzione ancora alla chiusura di Ovechkin e la fortuna incredibile del Brighton su un tiro debolissimo. Arriva la spizzata dell'attaccante. Due Haller, signori, e siamo sotto. Attenzione, rivediamo questo replay. Guardate il tiro che diventa un cross. Leighton spiazzato, più che spiazzato in controtempo, però è rimasto spiazzato da quella deviazione, da quella spizzata di testa. E siamo sotto. Se il Manchester vince, arriva ad un punto di distacco. Proviamo la chiusura con De Ligt, vediamo un po' che ne viene fuori. Non la blocca Sonny Layton. Ronaldo, molto bene, attenzione, ancora Ronaldo chiede il pallone. Il passaggio sulla fascia, eccolo qui Pulisic. Il pallone in mezzo ha praticamente poco senso, quindi si infila nell'area di rigore. E poi ha cercato il cross, ma il difensore lo ha anticipato. Calcio d'angolo, vediamo un po' che ne viene fuori. Pulisic la mette in mezzo, la girata e la palla che esce fuori. La prima occasione della partita per il Forest Green con Emre Can. Pulisic, ultima azione di questo primo tempo. Vediamo se riusciamo a pareggiarla. Niente, perdiamo il pallone. Un primo tempo disastroso con il Brighton, che ha davvero tanto possesso di palla, cerca la fascia, crossa molto, ma davvero poche occasioni in questo primo tempo. E il Manchester United sta vincendo 2-0 contro il Wolverhampton, quindi in questo momento il Manchester è a un solo punto di distacco. Dobbiamo creare un qualcosa di pericolosissimo. Ronaldo, Ronaldo ha tutto lo spazio, Ronaldo ci prova! Il portiere si distende e regala il corner al Forest Green. Occhio, occhio! Che parata, Sonny Layton ci salva. E continua, e continua. È praticamente sempre nell'area di rigore. Attenzione, qui Layton smanaccia. Può ripartire Tyler Brown. Vediamo un po' se riusciamo a costruire qualcosa di pericoloso. Ovechkin si gira, la tiene bene nel cerchio di centrocampo. Adesso Harper non trova l'inserimento di Emre Can, quindi Ronaldo deve difendere questo pallone. Ovechkin ancora per Ronaldo di prima, molto bene per Harper che fa scattare sulla fascia Alexander-Arnold. Vediamo un po' cosa ne viene fuori. Pallone in mezzo, il cross è buono, attenzione, colpo in testa, Cristiano! Sì! Ronaldo! E ha segnato lui, è sempre lui, segna sempre lui. 1-1
Match di nuovo in bilico, la possiamo portare a casa. Rivediamo il cross perfetto di Alexander Arnold e il colpo di testa di Cristiano Ronaldo. CR7, signori, decimo gol in Premier League. No. Alexander Arnold salva ancora. Attenzione che questi potrebbero segnare di nuovo in modo molto fortunato. Colpo di testa fuori. Fallo? Cosa ho fatto? Ha ammonito Tyler Brown. Rivediamo l'intervento di... Balacca. Winks adesso, Jonathan Leko. Anzi, è Harper per Jonathan Leko. Jonathan Leko cerca di infilarsi, è un po' stanco. Reduce da partite davvero molto impegnative. Emre Can che ha spazio! E la parata del portiere? No? Mamma mia. E nel frattempo esce Ronaldo. 6 minuti per Connor Simpson, più recupero. 3 minuti di recupero, signori. Risultato sull'1-1. Si avvicina il Manchester United, ma abbiamo l'ultima azione. Sbagliata. Harper. Simpson. Niente da fare, Connor. Un pallone toccato, un pallone perso. Vediamo se ci fa continuare questa azione. Passaggio, pallone perso. Signori, il Manchester United si avvicina clamorosamente. 57 il Forest Green, 55 il Manchester United. Se la prossima partita di campionato il Forest Green la pareggia, il Manchester la vince. Con gli stessi punti il campionato lo vince il Manchester United. Terza posizione per il Chelsea, quarta posizione per il Liverpool, insieme con gli stessi punti dei Blues, e hanno solo 7 punti di distacco dalla prima posizione. Ve l'ho detto ad inizio campionato, il Forest Green e il Manchester United lotteranno in solitaria da soli fino alla fine. E adesso, signori, ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il PSV Eindhoven. Nel frattempo Foden è stato premiato come miglior giocatore del mese di febbraio, quindi proprio quest'oggi contro il PSV Eindhoven ci sarà Foden. Non abbiamo recuperato al 100%, dobbiamo semplicemente mantenere lo 0-0, ma attenzione perché con lo 0-1, quindi la vittoria del PSV Eindhoven per un totale di 3-3, il turno lo passa il Forest Green per aver segnato 3 gol in trasferta. Con l'1-2 passa sempre il Forest Green, con il 3-2 si va ai calci di rigore, quindi possiamo prendere anche un gol e perdere 1-0 e passare il turno. Questa è la formazione che scenderà in campo: Leighton, Walker Peters, Ferguson, De Ligt, Alexander Arnold, Foden, Emre Can e Winks, Leko, Simpson e Chong. Sostituti: Muric, Smalling, De Vrij, Tyler Rose, Pulisic, Asoro e Ronaldo. Vai! Ok, va bene, signori. Prepariamoci a questo match, non dobbiamo sbagliare. Il prossimo sarà anche molto importante nei FA Cup. Chi perde esce fuori. Formazione del PSV Eindhoven. Eccola qui. 4 difensori, 2 centrocampisti, un centrocampista offensivo, 3 attaccanti. Il match è iniziato. La scambia con Harry Winks, che si accentra. Attenzione, il passaggio a Foden. Foden vede l'inserimento di Jonathan Leko. Attenzione, subito fuori screen. Jonathan Leko sulle mani del portiere. 4 minuti, prima occasione subito per Jonathan Leko. La stop e la tocca a Foden. Foden la va a passare al centro, dove c'è Harry Winks leggermente libero, che poi la scarica ad Emre Can. Emre Can ancora per Winks. Adesso attenzione, bellissimo il passaggio, Harry, la parata del portiere. Attenzione, bello il passaggio qui per Chong. Chong cerca di infilarsi, vediamo un po' se trova spazi. Il tocco bellissimo, la sfonda di Connor Simpson per Foden. 1-0 Forest Green, sono costretti adesso a fare 3 gol e vincere 3-1 questo match per sbatterci fuori. Bravo Connor Simpson, bellissimo colpo di tacco per servire Phil Foden. Bellissimo Phil Foden, la mette dentro con un inserimento pazzesco. Forest Green che è riuscito adesso a fare il suo gol per costringere adesso il PSV Eindhoven a farne 3 per buttarci fuori. Quindi sarà molto difficile, ma sappiamo che nel match di andata sono riusciti poi quasi a ribaltare il match. E quel tocco, attenzione, ancora il tiro, la deviazione, Chong prova a metterla in mezzo, il cross, la deviazione, ancora il portiere con i pugni. Si salva il PSV Eindhoven, che nel finale di questo primo tempo ha incominciato a barcollare. Va benissimo così, cerchiamo di mantenere questo vantaggio.
o al massimo non prendere tre gol. Passaggio, pallone in mezzo, De Ligt. Attenzione, sono partiti fortissimo. Meno male che non l'ha deviata l'attaccante numero 14. Ok ragazzi, escono Simpson ed Emre Can, entrano Tyler Rose e Asoro. Attenti qui, attenti, sempre molto attenti. Non facciamo sperare proprio il PSV Eindhoven. Colpo di testa debole sulle mani di Leighton. Il PSV che deve fare tre gol. Occhio a passaggio, Tyler Rose si infila nell'area di rigore. Ancora Tyler Rose. L'ha parata il portiere. Calcio d'angolo, Phil Foden. Eccolo il pallone in mezzo, cercato De Ligt, ma non c'è riuscito. Eccolo qui Tyler Rose di sinistro. L'avevo vista in porta. Ancora Forest Green che chiude questa partita in attacco. 10 minuti dalla fine. Phil Foden riesce a toccarla molto bene, agilissimo. Ancora un passaggio, Jonathan Leko. Eccolo qui che può metterla in mezzo. Cerca Chong, colpo di testa. Salva tutto il difensore, attenzione. La palla rimane nell'area di rigore. Il portiere respinge male, colpo di testa. La palla che viene salvata sulla linea, su un colpo di testa molto debole. Peccato, poteva essere 2-0, ma ormai il match è più che concluso. La girata a Zoro, non c'è riuscito. Mancano pochi secondi e il PSV Eindhoven deve fare ancora 3 gol. Noi attendiamo con molta felicità i 3 gol del PSV Eindhoven. E il Forest Green passa il turno e arriva incredibilmente ai quarti di finale di Champions League, signori. Ce l'abbiamo fatta, partita semplicissima che sembrava molto più difficile sulla carta. Sembrava molto più difficile al ritorno. Brutta, bruttissima notizia, signori. Devo già darvi un'informazione prima di vedere gli altri risultati. Il Manchester United ha perso contro il Milan. È uscito dalla Champions League, quindi adesso si concentrerà solo sul campionato e avrà tutte le energie al 100% fino all'ultima di campionato. Questo vuol dire che Forest Green deve vincerle tutte per portarsi a casa la Premier League. Grazie Milan, Aspettavi un altro po'. Abbiamo già tutti i risultati qui della prima parte del tabellone, con l'Inter che riesce per gol in trasferta a battere il Red Bull Lipsia. Poi vince per un totale di 2-1 il Bayern Monaco. Il Real Madrid sbatte fuori la Roma per pochissimo. La Juventus per un totale di 4-1 batte il Benfica. Match molto semplice per i bianconeri. Mancano solo i risultati di Barcellona-Arsenal e Borussia Dortmund-Atletico Madrid. Riceviamo 9 milioni e 500 per aver passato il turno di Champions League. E adesso bisogna vedere i sorteggi che probabilmente arriveranno nella prossima puntata, ma soprattutto vedere le altre due partite che mancano, perché sono molto curioso di vedere cosa fa l'Arsenal nel match di ritorno contro il Barcellona. Sono usciti i sorteggi, signori, sono usciti i sorteggi. Incredibile, andiamo a vedere insieme. Non ho fatto in tempo a vedere cosa ha fatto l'Arsenal, ma vediamo direttamente tutte le squadre che hanno passato il turno. L'Arsenal ha battuto il Barcellona, Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Real Madrid, Juventus, Forest Green Inter. Oh mio Dio, Forest Green Inter. Attenzione che contro le milanesi abbiamo sempre avuto problemi. Abbiamo avuto problemi con il Milan. Scopriremo contro l'Inter. Ma adesso pensiamo all'FA Cup. Chi perde esce fuori con il risultato di parità, quindi 0-0, 1-1, 2-2. Si fa la ripetizione. Ok ragazzi, questa è la formazione che scenderà in campo contro lo Stoke City. Leighton, Tyler Brown, Smalling, De Ligt e De Vrij. Centrocampo Vijaria, Emre Can e Harper. In attacco Leko, Ronaldo e Pulisic. Sulla carta dovremmo vincere con molta facilità. I sostituti Muric, Regan Poole, Valeri, Tyler Rose, Winchester, Price, Asoro. Cerchiamo di non sottovalutarli. Ok ragazzi, non dobbiamo sottovalutarli. Dobbiamo portare a casa la vittoria. Dobbiamo continuare il nostro sogno. Non dobbiamo rovinare tutto in questa puntata uscendo dall'FA Cup. Il campionato è apertissimo. Il Manchester non fa più parte della competizione Champions League. Questo vuol dire che si concentrerà tantissimo solo sul campionato. Il Forest Green non può sbagliare un colpo e deve cercare adesso di portare a casa anche questa vittoria. Ok, questa è la formazione dello Stoke City. Quindi in porta ci sarà Lucas Acosta, ma vediamo insieme il modulo. 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti. Attenzione, stiamo molto attenti, il match è iniziato, come sempre c'è CR7 in questi primi minuti, poi al massimo nel secondo tempo possiamo fare entrare Asoro, visto che comunque Connor Simpson non mi sta più piacendo. Ecco il tocco, Cristiano Ronaldo di prima, bellissimo però Vijaria, il portiere respinge in corner.
Eccolo il passaggio a De Vrijs. Eccolo qui, mamma mia, altissimo e anche veloce De Vrijs. Eccolo qui, cerca il corner, non trova la deviazione, Jonathan Lecco. Siamo in vantaggio. Il portiere non mi piace, il portiere dello Stoke City sta regalando cose incredibili. Lì se non interveniva il gol non arrivava. Invece ha cambiato la traiettoria con la sua deviazione, è andata sulla testa di Jonathan Lecco, con De Vrijs comunque molto molto abile a mettere davvero tanti palloni in mezzo. Il giocatore più libero. Finisce il primo tempo, ragazzi. Due occasioni, ho contato due occasioni per Forest Green, zero per la squadra avversaria. Vi farò vedere con le due occasioni. Non è successo niente, siamo in vantaggio grazie al portiere. Da là. No, 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 no! Colpisce il palo, il salvataggio. E hanno già colpito un palo, non è finita qui Stoke City. Leighton. No, 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 continuano. Hanno pareggiato, signori. Madonna, madonna, madonna. Non ci posso credere. E Tebo. Occhio qui. Smalling. Bella la chiusura di Smalling. Anticipato Emre Can, il tiro. Harper. Dai. Pulisic. Eccolo. Infilati. Benissimo. C'è spazio. Tira. Come vantaggio segnato Archer. Ah no, Harper. Signori, 2-1. Sì. 78esimo. Esce Jonathan Lecco, entra Zoro. Ed entra ovviamente Tyler Rose. Esce Ovieciaria. Tyler Brown espulso. 3 minuti con un giocatore in meno. L'intervento falloso c'è. Ross. Attenzione qui, tutti in difesa. Difendiamoci, signori. Difendiamoci. Azoro in scivolata. Va dai, ma sono aggressivo. Calma, calma, calma. Dobbiamo stare molto, molto calmi. Se mi dai il rosso lo picchio. Ok, ammonito. E adesso sento molta pressione. Si vede dall'espulsione e dall'ammonizione di Azoro in pochi secondi. Pallone in mezzo. Butta fuori De Ligt. Prendila, tienila. Tienila, Azoro. Vattene, vattene, Azoro. Mettiti lì. Mettiti lì. Mettiti lì. Mettiti lì. Ok, Azoro, perdi tempo. Perdi, perdi tempo. Perdere il pallone, però. Grazie. Ok, tienila, tienila. Mancano 20 secondi. 20 secondi, rinvio, finita. Ce l'abbiamo fatta, signori. Abbiamo passato il turno di FA Cup. Continua il sogno del Forest Green del quadriplete o del poker. Premio torneo 819.000. Molto bene, sempre più soldi. Oggi è stata una puntata di grandissima concentrazione per cercare di rimanere in ballo su tutte le competizioni. Ci siamo riusciti. In Champions League è stata una partita di ritorno semplice. In FA Cup siamo riusciti a tenere botta allo Stoke City. In campionato abbiamo perso 2 punti, il Manchester United sempre più vicino e adesso punterà tantissimo a quella competizione. La prossima puntata sarà una puntata che deciderà la prima posizione nel bene e nel male, perché affronteremo 3 match di campionato: Wolverhampton, Chelsea e Manchester City. Poi ci avviciniamo sempre di più al match di andata e di ritorno contro l'Inter e in FA Cup siamo stati sorteggiati contro il Tottenham. Ragazzi, io penso di chiudere qui questa puntata. Se vi è piaciuta lasciate tanti bei pollicioni in su, condividete e commentate. Ci vediamo nella puntata numero 122 con il nostro Forest Green Rovers. We are FGR.